Sono incappata giocherellando per Facebook in una praticamente presentazione di un masterclass in violino proprio qui a Macerata, quindi prossima programmazione. E quindi io sono andata ad approfondire questa cosa ed ho scoperto che viene organizzata proprio all'interno della scuola di musica Don Bosco. Quindi ho invitato in massa sia alcune insegnanti, sia la coordinatrice, sia il maestro che si occuperà proprio di questo progetto. Quindi alla buongiorno ad Angelo Esposito, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Lucia Mezzanotte. Buongiorno. Buongiorno Laura Tamburini. Buongiorno. E qui adesso sbaglierò però. E buongiorno al maestro Dejan Bogdanovic. Buongiorno, sì, L'accento. quasi tutto perfetto. Bogdanovic. Ecco, adesso metto l'accento Sì, sulla beato tra le donne questo maestro. Sì, in effetti sì, ma anche lei però. Allora, io incomincerei proprio da Laura a raccontarci, farci raccontare un pochino il progetto che c'è dietro una scuola di musica, che già di per sé è una scuola di musica di per sé è già una cosa secondo noi importantissima e siete qui proprio perché vogliamo sostenere le vostre iniziative. Allora, la nostra scuola di musica è nata nel 2004 per volontà di alcuni insegnanti che si sono messi insieme e hanno deciso di creare questa nuova realtà. E la nostra scuola propone diversi percorsi, uno ad indirizzo classico ed uno ad indirizzo più moderno e amatoriale. Quindi Ah, ci vedi, sono. già questo è meritevole, perché già non esclude una grandissima fetta di gente che poi in realtà non ha, cioè non riesce ad accedere proprio allo studio della musica in senso altissimo, però magari vorrebbe avvicinarsi, vero? Sì, noi diamo la possibilità a tutti di poter accedere quindi alla musica, sia bambini che adulti, così insomma rispondiamo alle esigenze di tutte le persone che amano la musica e vogliono avvicinarsi ad essa, Dimmi insomma. un po' l'età, per esempio, da quando? Allora, in realtà noi stiamo attivando un corso che addirittura inizia da 0 anni, cioè Ah, abbiamo bello! addirittura una propedeutica musicale che copre anche la fascia da 0 a 36 mesi e da 3 anni a 6 anni. No, voglio Quindi sapere in che consiste perché mi piace troppo. questo è un corso che si basa su una teoria di Gordon, che è uno neuropsichiatra, insomma, famoso americano, che ha sviluppato la Music Learning Theory, si chiama. Vogliamo tradurre perché altrimenti noi che non sappiamo Sì, l'inglese è siamo messi male. una teoria dell'apprendimento musicale. Secondo questo studioso, l'apprendimento musicale avverrebbe nello stesso modo in cui avviene l'apprendimento del linguaggio, e quindi iniziando sin da piccolini è possibile attraverso l'imitazione apprendere il linguaggio musicale, e Certo. quindi non viene insegnato il linguaggio musicale, ma viene appreso attraverso il confronto e la Che comunicazione. bello, bellissima questa cosa. E già Facciamo un sta. esempio, per esempio. Come può avvenire? Un esempio si può fare? Ad esempio, l'insegnante che comunque ha dovuto frequentare questi corsi dell'AIGAM, che è l'associazione riconosciuta in Italia, propone delle melodie o dei ritmi con la voce. È fatto esclusivamente con la vocalità questo corso e si vogliono vedere le risposte dei bambini, cioè le risposte naturali. Non si vuole Certo. insegnare niente, ma avviene uno scambio attraverso questi ritmi, queste melodie che vengono semplicemente create. Guarda, mi sa che sono un po' sopra per riscrivermi a questo, però vedi, quello immediatamente successivo, Laura. E poi dai 3 anni ai 6 anni si continua sempre con questo percorso, ma mentre per il corso precedente, diciamo, cioè, è necessaria la presenza dei genitori, in questo caso i bambini sono solo con l'insegnante e fanno sempre questi movimenti, queste canzoncine, sempre il procedimento è sempre lo stesso. Quindi il famoso solfeggio, che è gioia e dolore degli alunni, degli studenti di musica, in questo caso viene No, bypassato? beh, Ecco, prima lo cosa. sapevo. No, Lo questo no, sapevo. questo corso serve per aiutarli, cioè i bambini in questo modo, quando incominceranno il percorso con lo strumento, dovrebbero avere un avvicinamento allo strumento più naturale. Certo, adesso qui entro in casa e È un chiedo proprio. preludio, questo è un Sì. preludio, tanto per presentare in termini musicali, insomma. Alle Sì. insegnanti, Angela, chiaramente è imprescindibile lo studio della tecnica, giusto? Immagino, Assolutamente, diciamolo. assolutamente sì.
Questo lo posso dire sia perché sono la più grande tra tutti noi insegnanti qui presenti, ma l'ho sempre detto a tutti i miei allievi, il talento è molto importante, ma lo studio, la preparazione è altrettanto Vedi, come si importante. vede che l'insegnante batte la manina sul tavolo che non deve fare qui alla radio. A Però scuola sì, ma non qui però. anche perché vabbè, poi trasgredire le regole invece presuppone il conoscerle, è vero? Cioè, immagino che anche Esattamente, musicalmente funzioni così. sì. La musica ha bisogno di regole che poi vanno arrotondate e vanno smussate con appunto la musicalità e l'espressività di ognuno. Tu insegni Sì. pianoforte, che è bellissimo, ma è uno strumento molto, veramente molto rigoroso. Io guarda, è una cosa molto particolare. Conosco tantissimi amici che hanno studiato pianoforte fin da piccoli per anni, che poi hanno sviluppato veramente un senso molto particolare proprio con lo strumento, di odio e d'amore, perché molti erano magari Ma perché è alcuni. anche difficile, penso, eh? Ma sì, ma perché va bene, cioè, chiaramente tanti venivano un po' magari instradati dalla famiglia Sì, allo studio. obbligati, oppure bisogna anche vedere come è stato, qual è stato l'inizio di questo percorso. Magari c'è stato un insegnante troppo rigido che non ha fatto scoprire anche la bellezza dello strumento. Comunque, io non sono insegnante di pianoforte, ma assolutamente il pianoforte non è né meno difficile né più difficile di un altro strumento. Studiare musica su uno strumento è già di per sé impegnativo e bisogna essere rigorosi. Ed è questa un po' la difficoltà che riscontriamo un po' nelle ultime generazioni, perché questa attenzione alla lettura, questa precisione viene un po' a mancare. E i ragazzi che studiano musica, che studiano uno strumento, ecco, si nota la differenza perché Certo. sono. Più distratti sono. No, sono chi riesce e chi ama questo lavoro, diciamo, chiamiamolo così, ha qualche qualità in più, secondo me, ecco, riesce meglio. Potrei dire una cosa a proposito. 10 anni fa i francesi hanno fatto un esperimento. Hanno prelevato un campione di ragazzi di una certa fascia di età e sono rimasti scioccati perché hanno scoperto che ragazzi che suonavano uno degli strumenti, soprattutto violino o pianoforte, ma anche altri, sono risultati 70% più intelligenti della loro stessa generazione. Ma spiegami perché Perché? Vi spiego perché. cioè devo capire qual è la causa, qual è Infatti è molto l'effetto. chiaro per qualcuno che sa. In realtà, come ben sapete, la musica è un concetto immaginario, cioè il suono è un concetto immaginario. E quindi ecco perché uno non può suonare se non ha orecchio per primo. Una volta avendo un'immagine di suono, un ragazzo deve produrlo, quindi entra in un mondo di scienza. Quindi comincia in realtà a controllare e cercare di controllare l'strumento e produrre quel suono che da partenza lo aveva in testa. Una volta prodotto, doveva compare con quello che aveva dentro. Giustamente, ai inizi, questo Non suono non corrisponde corrisponde proprio, affatto, sì, esatto. soprattutto se è un strumento particolare, tipo di fiato o di arco. Certo. Il pianoforte ha un vantaggio dell'inizio, però ha tanti svantaggi dopo perché è molto complesso. Però qui comincia quella bella storia, che il momento quando ha prodotto suono, il suono non essendo quello che voleva, doveva correggerlo. Tutto questo in realtà è un passaggio, un processo che crea praticamente doppio di collegamenti di sinapsi in cervello. Ah, Infatti, certo. per esempio, se voi sapete la storia a proposito di Einstein, aveva cervello relativamente più piccolo di normale, ma aveva doppio di sinapsi. In effetti suonava violino, aveva un suo quartetto, suonava violino. Ah, questo vedi, una bella Sì. scoperta. Però è solo la musica classica o anche quella leggera? Perché oggi abbiamo un fiume di musica leggera che di tutti i tipi che imperversa sulle nostre Beh, radio. questa è una bella domanda. In Ecco. realtà, vi spiego perché. Io stavo parlando adesso di un concetto del suono. Giustamente musica classica o cosiddetta musica classica, che a me personalmente non mi piace Questa questo termine, distinzione. in realtà è una musica che è molto più di musica, è per prima anche architettura, anche poesia, quindi tante cose sono dentro per prima di creare una forma dove questo suono deve starci, altrimenti crolla tutto. Certo. In questo senso, cosiddetta musica classica è molto più complessa e quindi chiede un molto più impegno.
quindi un ragazzo che deve eseguire un determinato pezzo, quindi sta entrando in una organizzazione vera e propria dove non può essere disorganizzato, altrimenti non esce niente, perché il compositore stesso, partendo per esempio da Bach, lui già stesso quando componeva aveva in mente ben chiaro un'architettura di tutto quello che doveva uscire fuori. Quindi alla fine un bambino o un ragazzo o qualsiasi persona che vuoi suonare è costretto di rispettare quello, quindi deve prepararsi in tutti i sensi. Ragazzi, parole di Dejan Bogdanovic. Lucia, aiutami tu, proprio che sei insegnante di violino, a far capire agli ascoltatori di chi stiamo parlando, cioè di un grandissimo maestro che poi adesso scopriremo che in realtà proprio la sua comunicazione artistica anche da precedentemente è una cosa comune, questo di venire comunque un po' da una famiglia di artisti, maestro, il fatto che... Pensa a Balia Bella che aveva due o tre famiglie di avi e tutti i musicisti hanno, quindi... Ma perché già si nasce in un ambiente che facilita un pochino questo... Beh, io posso parlare dal punto di vista personale, sì. Perché mio padre è un famoso pittore e scrittore anche. Infatti tante volte lo prendono per i fondelli dicendo che il miglior pittore di scrittori è il miglior scrittore di pittori, che alla fine come scherzo vuol dire niente, però, certo. Sì. E invece no, scherzi a parte, è un grandissimo artista per prima. Giustamente mio nonno era un grandissimo scultore, amico di Picasso, perché ha studiato a Beaux-Arts a Parigi e l'ho incontrato e sono stati molto amici, molto intimi, e lui ha scritto anche un po' di libri a proposito di questo fatto. Però io personalmente, certamente, sono cresciuto in un ambiente dove l'arte, il talento è una cosa normale, certo. Dove in realtà avere talento non è tuo merito, mm-hmm. Dove tu devi fare in modo che tuo talento brilla, allora diventa tuo merito. Quindi è un modo, in realtà, una scelta di vita, non una scelta per sopravvivere, come purtroppo sono qui... testimone di varie realtà, di vari individui che hanno questa immagine verso la musica proprio in altro modo, non creativo. Certo. Anche nell'ambito di musica cosiddetta classica. Sì, sì. Addirittura. Sì, perché purtroppo oggi come oggi è il fatto di avere un'organizzazione dentro la musica, in modo come l'hanno organizzato, costringe i ragazzi di essere preoccupati, certo, e anche certo. Per lavoro, per futuro. Infatti uno dei motivi perché io ho accettato il invito di Lucia Mezzanotte di venire qua è proprio di cercare in modo piccolo però di cambiare anche i modi di vedere la musica proprio su anche alti livelli, perché molti ragazzi, anche se sono piccoli, noi pensiamo che sono piccoli, in realtà sono già artisti, perché un personaggio che domani sarà un solista e un concertista non può essere, non può diventare Donato una notte, quindi certo. Questo è un percorso che parte da proprio età, dove, che Laura ha già nominato prima. Ma non dimentichiamo dei fatti che tutti dicono che i bambini sono, si educano proprio dai primi anni. Assolutamente, perché proprio quello che vi ho detto prima a proposito del cervello, doppia sinapsi, senza questo collegamento non esiste nessun tipo di controllo, perché arte non è, prima è un controllo, e in qualsiasi arte ci mancherebbe, se parliamo di musica è ancora di più, perché basta dirlo nel violino o nel pianoforte, il violino, se io sbaglio mezzo millimetro è un'altra nota, certo. E quindi se io non ho controllo, che cosa produco e chi mi ascolterà in questo caso? Quindi è un fatto banale adesso, ma ci sono molte cose molto più sottili che determinano alla fine veramente un artista, e questo soprattutto è determinato di tutto il percorso della vita. Quindi noi stiamo parlando in realtà non di un'ora di musica quando si tratta di un concerto, stiamo parlando di una vita dedicata alla musica. E della storia, sì. Della musica, sì, quindi tutte le persone che hanno dedicato invece le proprie vite. Certamente, perché giustamente uno che deve suonare tipo Richard Strauss una sonata, oltre che deve conoscere bene il suo strumento e deve conoscere tantissime cose intorno, quella realtà che aveva Strauss prima di scriverlo, per esempio. Certo. Non parliamo di Mendelssohn, parliamo di Schubert, per esempio, e altri che sono estremamente ricchi. Quindi, alla fine, un musicista non deve essere soltanto un musicista, deve essere molto, molto di più. Lucia, il maestro prima accennava proprio il fatto che alcuni strumenti sembrano più semplici, per esempio il pianoforte, chiunque, no? Va lì, può già con, per me, pigiando un tasto. Non vorrei dopo avere problemi con il maestro, perché sto scherzando. No,
non è mio. È purtroppo il mio, sì. Ammetto. Chiedo bene. No, voglio dire che quando si tratta di creazione del suono, nel partenza il pianoforte ha un piccolo vantaggio, perché giustamente i suoni sono già prefissati. Certo. E questo è un vantaggio, però giustamente, avendolo vantaggio subito, come tutte le cose in natura, ha un contrapeso, che è la complessità di musica che è stata scritta per pianoforte, è talmente complicata che si perde questo vantaggio subito. Però non si tratta di facile più difficile, si tratta di comprendere ognuno per sé. No, perché la difficoltà è proprio quella, Lucia. Immagino che io, se avessi un pianoforte davanti, già riuscirei a mettere un suono. Con un violino non ci proverei nemmeno, perché non saprei nemmeno da dove si va. Questo è il problema. Sì, infatti lo studio del violino per i bambini, i primi anni, non dà molta soddisfazione. Da sì. Che età anche il violino, per Ma esempio? Io ho anche un bambino di 4 anni e mezzo. Vabbè, però il tuo non vale, No, no, non mio, no, non mio, ah, un bambino dell'allievo. Allievo, sì, okay. 4 anni. Ah, sì? Sì. Bellissimo. Ovviamente, vabbè, un tipo di studio un Senti, po' diverso. Un violino a lezione parte, in quel caso, parte un violino a lezione distrutto, No. Si insegna subito che il violino va tenuto per bene, certo. Che non si gioca mentre si fa lezione, e certo è una lezione limitata rispetto a un bambino di 6 o 7 anni, però si può. Ascolta, accenno immediatamente allora al progetto per cui il maestro è stato chiamato, è stato coinvolto, sì. Poi dopo lo approfondiremo dopo la pausa, o la vuoi fare subito, Nazareno? Accendo al progetto. Poi allora, sì, come innanzitutto la diamo le date, cioè diamo le informazioni tecniche, per cui già chi vuole può chiaramente chiedere informazioni, ma non è per tutti. Giusto? Le date, il corso è già stato fatto adesso, è finito proprio ieri, è durato 3 giorni intensissimi. Perché è un masterclass vero e proprio. È un master, avevamo 18 allievi, anche da Pesaro, sì, dal conservatorio di Pesaro. Maestro, hanno dato soddisfazioni? Sì, certo. Sono stati bravi gli allievi, maestro? Sì, no. Come no? No, non ho detto no, ho detto certamente. Sì e no, qual era la risposta esatta? Sì. No. Sì, sicuramente sì. E certo, adesso l'avete obbligato, ci credo. Non è per quello, più che altro perché moltissimi di questi ragazzi hanno una idea chiara di quello che vogliono fare. Quindi per questo senso problemi mai non ce ne sono, perché uno che viene suonare vuol dire che c'ha un amore verso la musica, e quindi già l'approccio è diverso. C'è già stata una selezione naturale della specie, il momento in cui arrivano a lei, immagino. Esattamente. No, quello mi occupo io. Esatto. Sì. Per come l'ha detto, la selezione è veramente inquietante. Bene, facciamo la pausa adesso e poi torniamo qui a parlare di buona musica in questa trasmissione. Il numero di telefono a casa nostra è lo 0733 23 75 75. E abbiamo uno studio pieno di musicisti oggi, cara Belinda, vero? Che bello, no? Ma infatti stavamo confrontando con il maestro e proprio sul fatto, sull'atteggiamento, no? di artisti, soprattutto degli artisti più bravi, più riconosciuti, sul fatto del loro atteggiamento nei confronti degli altri e dell'arte che loro stessi rappresentano. Per molti è una chiusura, per altri è pura comunicazione, condivisione. Beh, la bellezza di musica in realtà è legata alla persona, cioè legata al personaggio. E quindi ognuno personalmente ha il suo modo di vedere, di sentire, perché anche se parliamo di suono, noi parliamo di fa diesis o sol, ma non sappiamo come ognuno sente diesis o sol, può essere tutta un'altra, come con i colori, noi parliamo di blu, ma non sappiamo se lei vede verde e dice non è blu, eccetera. Con il suono è ancora più particolare la cosa. Quindi quando si parte di quello stiamo già entrando in un mondo infinito di modo di sentire e giustamente di comunicare dopo quello che si sente. Certamente ci sono personaggi che questo meccanismo vogliono trasmetterlo in modo molto più concentrato verso se stessi, diciamo. Sì, autoreferenziale. Sì, e invece ci sono personaggi che cercano di mettere in evidenza il loro funzionamento in servizio della musica. Mm.
Quindi si perfezionano, cercano di avere non solo controllo, conoscenze, tutto quello che aiuta di capire meglio il pezzo, che dopo una volta capito è assimilato, diventa parte di loro, ma loro ormai non hanno più importanza. Hanno, certo, paradossalmente, più si annegano, certo, più diventano importanti alla, certo, fine. E quindi ci sono anche queste realtà nel modo di personaggi che eseguono la musica. E questo immagino incide anche sulle vostre collaborazioni, quando chiaramente immagino che a volte non sia semplice. Questo è anche bello perché offre al pubblico possibilità di capire e sentire, e dopo di avere una scelta chi ascoltare e chi, certo, no, perché un pezzo può essere ascoltato da loro centinaia, se sono bravi, lo stesso pezzo, e sono centinaia storie diverse. Quindi, cioè, quando si ascolta questo pezzo è assolutamente sembra un altro pezzo, anche se note sono identiche. Laura, volevo tornare alle ogni tanto diamo, cioè, ci alziamo e poi torniamo anche un po' sul concreto per ricordare. E voi in questo momento siete in fase di iscrizioni, quindi per, sì, chi diamo intanto queste informazioni, può essere utile per chi volesse sapere di più sulla vostra realtà. Sì, allora la Scuola di Musica Don Bosco ha aperto appunto le iscrizioni dal inizio ottobre. Macerata innanzitutto. A Macerata, mm-hmm. Noi siamo in Viale Don Bosco all'interno dell'Istituto Salesiano, quindi abbiamo molti spazi, molte aule a disposizione, e quindi la segreteria è aperta tutti i giorni dalle 3:30 alle 7, quindi per qualsiasi informazione si può passare, chiedere, si possono provare, fare delle lezioni di prova, siamo molto, certo, aperti. Bello, sì. Quindi, certo, giustamente un aspetto di orientamento anche per la scelta, non so, ma anche dello strumento stesso. Sì, facciamo anche, diamo la possibilità proprio di poter provare un corso con un insegnante, vedere se appunto l'allievo gradisce quel corso oppure, certo, magari vuole provare qualcos'altro. Quindi per questo siamo molto disponibili, insomma. E i corsi si suddividono, corsi base di orientamento, poi specializzazione, come funziona? Allora, come dicevo, noi abbiamo questi settori di tipo appunto musica classica, diciamo indirizzo classico e indirizzo moderno e amatoriale, quindi all'inizio l'allievo può poi scegliere quale tipo di percorso affrontare a seconda delle proprie esigenze e desideri. Immagino che sia possibile anche poi passaggi di percorso tipo, certo, pentimenti, sì, o ravvedimenti, quello si può fare sempre. Sì, sì, non ci sono problemi, c'è libertà, molta libertà, sì. Sì. E ascolta, ho visto io, c'è un sito, c'è anche una pagina Facebook. Abbiamo una pagina di Facebook, il sito è in costruzione, quindi lo stiamo progettando, penso che a breve lo metteremo insomma online. Comunque su Facebook per ora ci sono tutti i nostri indirizzi, recapiti, quindi ci potete contattare senza nessun problema. Se vuoi dare un numero di telefono, dallo pure della segreteria o vostro, oppure vabbè dal sito direttamente, dal sito, dalla pagina, okay, Facebook, quindi poi sì, troveranno tutto quanto. Torno ad Angela, e pianoforte in questo caso, allora, nel tempo quanti allievi si sono avvicinati, quanti erano invece già praticamente sulla strada di questo strumento? Ma insomma, io la domanda è, diciamo che è giusta per me, perché io insegno da molti anni, più di 20, 22, 23 anni, anche di più. Grande esperienza. Diciamo che posso dire oggi di avere abbastanza esperienza, anche se prima ascoltavo con affascinata le parole del maestro De Jan, che dice di appartenere ad una famiglia di artisti, e questa è una cosa molto bella, che ti fa partire con un bagaglio naturale, personale, che io per esempio non ho avuto, anche se mio padre era un uomo di cultura, ho respirato la cultura in casa sotto altre forme, della letteratura, della scrittura, ma non della musica. Ecco. Però questa fatica, io questo ci tengo a dirlo, questa fatica che io ho provato nel raggiungere comunque l'obiettivo finale di diplomarmi in pianoforte, eccetera, oggi come insegnante mi è utilissima, perché riesco a trasmettere agli allievi il processo di apprendimento, mentre a volte ho notato in alcuni grandi esecutori, grandi musicisti, questa poca dimestichezza nel cedere agli allievi le proprie emozioni, le proprie esperienze e anche il modo in cui arrivare a un certo, a una certa difficoltà tecnica e anche alla progressione di questo lavoro.
E io questo, siccome l'ho vissuta sulla mia pelle, rifaccio sempre il processo per il mio allievo. Quindi ho avuto delle grandi soddisfazioni, ho avuto dei bravissimi allievi, ragazzi che oggi stanno facendo degli ottimi percorsi. Però mi piace anche lavorare tanto con i bambini piccoli, con tutte le età. Questo è il mio lavoro. Ecco, quindi praticamente è un lavoro che, a cui ormai è profondamente legata, perché ho visto che... Assolutamente, sì, mi piace molto, e mi piace proprio lavorare per il bambino, di qualsiasi dote. Il bambino può essere anche poco dotato. Ma è più facile, è più facile lavorare con un bambino? No, direi che è facile lavorare quando l'allievo ha voglia di imparare. Questo è vero, sì. Ed è curioso, e senza pensare a grandi risultati o al grande talento. Quando c'è il talento, poi comunque esce fuori, e mi piace anche avvalermi di maestri che mi aiutano in questo percorso. Allora, intanto poi intanto io voglio chiedere qualcosa al maestro. Dalla regia avevamo fatto preparare un file, perché oltre che ascoltare, tra l'altro, il suo mondo, il suo modo di esprimersi, e anche il modo in cui lui si esprime dà veramente senso del mondo che c'è dietro. E quindi mi piacerebbe anche invece far ascoltare cosa produce il maestro, anzi cosa produce il suo mondo all'esterno, che è stupendo. Cos'è? Ce lo vuole presentare, maestro? Beh, ci sono varie cose che ci sono state offerte qua, ma penso che quel pezzo più breve, che dura 2 minuti, sì, è un pezzo in realtà che è stato trascritto di un famoso violinista che si chiama Jascha Heifetz, che è in realtà una trascrizione sua di un pezzo virtuoso che si chiama Cuore Staccato. Cuore Staccato? Sì, Cuore Staccato, che sarebbe un pezzo di famoso violinista nel fine 800, che era Dinicu, rumeno, che pochi sanno che rumeni hanno un folk talmente ricco che ha influenzato molti compositori, incluso Liszt, incluso Bartok soprattutto, e molti altri, e Brahms anche, sia ungheresi sia folk ungherese sia folk rumeno. Infatti Heifetz è stato colpito di questo pezzo, perché pochi sanno che è virtuosismo vero sul violino. Nasce in certo senso anche dai zingari, cioè dei Rom che giustamente viaggiando da un paese all'altro hanno assimilato tantissime realtà locali, mettendone il loro bagaglio musicale. Infatti vero virtuosismo, infatti mio carissimo amico Shlomo Mintz, che abbiamo parlato spesso a proposito di questa cosa, lui è probabilmente uno dei pochi violinisti di questo calibro che ha ammesso ufficialmente che, ragazzi, ai zingari esiste il virtuosismo violinistico, che proprio sembra un paradosso, ma è vero. Infatti, se voi potete andare a ascoltare i musicisti in Budapest, per esempio, sì, loro sono estremamente, estremamente apprezzati, e suonano ai ristoranti più rinomati con un rispetto, anzi, si va ai ristoranti a ascoltare loro, non mangiare, che è la cosa oltre che si mangia bene. Quindi scopo di andare a quei posti era proprio sentire loro che sono... Guardi, un altro esempio eclatante proprio negli ultimi 10 anni è Robbie Lakatos, un grandissimo violinista che ha una carriera mondiale, incide per Deutsche Grammophon, per esempio, a Bruxelles, ha il suo teatro dove regolarmente esegue tutto. E veramente stiamo parlando, adesso da un punto di vista musicale, di persone che hanno una padronanza di tutta la musica, non soltanto di musica classica, tutte le fasce di creatività musicale loro la tengono in un dito piccolo. Quindi questo pezzo, che spero che sentiremo, in realtà proviene di questo tipo di musica, che è una cora, che sarebbe una danza rumena, e che grande Jascha Heifetz l'ha scritto per violino e pianoforte. Allora, vediamo se la regia ci mette in onda questo file in cui sentiamo questo brano. Thank you.
Allora, eccoci qua, qui in studio, stavamo tutti dicendo sì. Che è un bel pezzo, caro maestro, vero? Sì, sì, è bellissimo pezzo, ecco perché ero affascinato quando l'ho sentito e volevo suonarlo. Allora, tra l'altro questa cosa sarebbe molto bella anche da vedere, da YouTube l'abbiamo scaricato, quindi chi volesse può trovarlo proprio direttamente cercando il nome dell'autore. Stavo scherzando con Lucia, del fatto che non si iscriverà nessuno ai corsi di violino quest'anno dopo aver sentito questo, perché probabilmente quando c'è... Secondo me non è vero, invece no. Si chiamano tutti quanti perché affascinati da come suona, se anch'io voglio diventare così. Ecco, diciamolo, allora, che non lo saranno mai probabilmente. No, no, sei pessimista. Però glielo auguriamo. Come mai sei così pessimista, Melinda? No, perché davanti al massimo ad una dimostrazione come questa, no, verrebbe veramente da capire il percorso del maestro che l'ha portato qui, veramente, allora, come dicevamo prima, quanto talento, quanta tecnica nel suo caso personale. Beh, io sono assolutamente d'accordo con Angela, quello che ha detto poco fa, anche se mia storia personale, nonostante così un bagaglio che probabilmente si porta con i geni, che assolutamente non si nega, io ho avuto fortuna che nonostante quei grandi artisti nella mia famiglia, nessuno non è musicista. Ah, ecco, quindi anche, non potevano... Anche se mio padre suona pianoforte proprio di autodidatta, ma questo io da piccolo non l'ho mai sentito perché lui non aveva pianoforte al momento, quindi... Era una cosa, una vocazione dentro che era talmente evidente. Vantaggio è che non sono stato, anzi, vantaggio è che mi hanno lasciato fare quello che voglio, che non hanno mai interferito e non mi hanno mai aiutato, è la cosa ancora più bella. Sì. Anzi, l'aiuto che avevo era aiuto della verità. Cioè, nel senso che hai detto, se vuoi suonare, allora fallo bene, basta. Ah, quindi giustamente come sì. Quelli che dicono, se studi, devi studiare, altrimenti a lavoro. No. Mi ha detto, se vuoi... Mio padre mi ha fatto un discorso molto chiaro con me. Avevo 9-10 anni, avevo già una certa carriera, perché facevo concerti. E lui aveva capito tutto, ma voleva parlare con me. Ha parlato con me come una persona adulta di 40 anni. E mi ha detto, cosa vuoi fare? Ho detto, voglio essere un musicista, violinista. Ma sei sicuro? Ho detto, sì, certo che sono sicuro. Ma proprio sicuro? Ho detto, no, non c'è dubbio, io già sono, basta. E lui dice, vabbè, ho capito, però sai che mangerai pane nero? Certo. E ho detto, sì, sei pronto ad accettare quella realtà? Ho detto, sì, allora va bene, farlo, ma farlo bene. E lui basta. Grande. C'è sempre notato questa doppia componente dietro veramente un grande artista, una famiglia che come in questo caso ha compreso con la sensibilità quanto sia importante e anche dei maestri che hanno poi determinato. Ma famiglia ha fatto una grossa parte, soprattutto mio padre da questo punto di vista artistico, non perché ha fatto qualcosa, proprio perché poteva essere un modello di lavoro. Certo. E qui ho capito che talento è un materiale che ha per sé non ha un valore grande perché è talento, ma non dà niente senza una organizzazione e soprattutto lavoro. Maestri sono importantissimi, infatti io ho avuto tanta fortuna nella mia vita perché sono stato allievo di più grandi maestri della storia del violinismo. Mio principale maestro è stato Viktor Tretiakov, che è ancora vivente, è uno dei più grandi violinisti proprio del secolo scorso, se no anche proprio di tutto il violinismo.
Da ragazzino ho avuto insegnanti come Zinaida Gilles, che era specialista proprio per bambini. Quindi se io potevo scegliere, probabilmente sbagliavo tutto. Invece la vita mi ha fatto tutto molto più semplice. Però loro schianato la strada. Sì, loro diciamo mi hanno aiutato molto, perché mi hanno senz'altro, con gli esempi concreti, perché Petra Jacobi è un grande proprio solista, però anche con il fatto di capire che la musica è tutto. Quindi oltre alla tecnica, che è importantissima per via di controllo, esistono tante altre cose, e soprattutto esiste l'atto psicologico. Ma è importante questo fatto, perché oggi noi tendiamo a vedere la vita, purtroppo anche attraverso certi media, così come se fosse un divertimento continuo, no? In realtà invece la vita è anche lavoro, fatica. Sì. Se uno vuole raggiungere un obiettivo deve faticare, non è che lo raggiunge così. Bravissimo. Divertendosi o ridendo, ecco. No, assolutamente sono d'accordo. La cosa che mi ha colpito molto proprio un po' di tempo fa, quando guardavo Zelig, che dicono far ridere la gente è una cosa seria. Lui è la stessa cosa in modo suo, anzi ancora più seria in realtà, perché noi siamo, dal punto di vista umano, noi dobbiamo essere tutto. In che senso? Se io dovrei eseguire un pezzo tipo un pezzo melanconico, io non è che devo essere melanconico, io devo diventare melanconico, immedesimarsi, no? Certo. Ridicolamente quel giorno io posso essere tanto felice, ma se devo suonare questo pezzo, certo, io devo trovare un modo, certo, mio meccanismo interiore di entrare dentro, certo, e di diventare melanconico in quell'istante, proprio in quell'istante, perché noi viviamo io sono un concertista per primo, certo, e quindi quel momento è la verità. Quel momento io devo essere quello che pubblico è venuto a sentire. Quindi non posso dire no, oggi sono felice, non posso, cambio pezzo. No, ormai pezzo è. Ma qualcuno lo fa? Questo posso farlo come bis, certamente, ma se la stagione concertistica ha stampato un programma, è giusto che la rispetto, perché l'ha data io alla prima. Bene, allora adesso facciamo la seconda pausa, poi l'ultima parte la farete in compagnia di Belinda, quindi io vi saluto e andiamo in pausa, e poi ci sarà l'ultima parte della trasmissione. Di telefono a casa nostra è lo 0733 23 75 75. Siamo di nuovo qui con gli amici della Scuola di Musica Don Bosco, Angela, Lucia, Laura, il maestro Dejan Bogdanovic, che nel frattempo ho imparato a nominare, forse, grazie maestro. E avevamo accennato ma al fatto della difficoltà. Mi fa piacere che il maestro se ne renda conto, nonostante lui comunque sia una persona veramente arrivata nel mondo musicale, ma diciamo delle difficoltà della scelta, di chi sceglie la musica nella sua vita, e in Italia forse ancora più che all'estero, maestro. Beh, la scelta in realtà è molto personale, e molte di queste scelte di bambini sono legate al subconscio, perché guardando i casi che sappiamo tutti noi con maestre qua, ci sono i misteri perché un ragazzo vuole suonare qualcosa. È veramente musica è magica da questo punto di vista. Anzi, Mendelssohn diceva che è unica arte divina è musica, perché addirittura una pausa può dire, messa bene, in contesto, certo, bene, può dire più di un romanzo intero. Quindi da questo punto di vista esiste questa magia che ci affascina tutti, anche a me, tuttora, tutti questi anni, io sono innamorato in musica, è come primo giorno di quando ero bambino. Certamente non basta questo, ecco perché quella scuola è molto importante, secondo il mio avviso, e tante scuole così sarebbero ancora, sì, ancora più importanti, perché in realtà danno possibilità al bambino di capire che c'è un'organizzazione, che c'è una disciplina, che c'è un modo buono, anche obbedienza, non verso insegnante, verso una cosa così elevata come arte. E la cosa bella che li crea e li forma nelle persone che dopo loro diventano equilibrati, sanno riflettere prima di agire. La cosa bellissima che ho sentito, una statistica, che nel mondo musicale non c'è droga, quindi esiste una moralità, che è una parola non tanto giusta, perché non mi piace parlare, perché è stata mal usata in vari modi,
Però esiste questo modo di vedere la vita molto più sano. Ma perché c'è già un appagamento probabilmente. Sì, no? Perché c'è una realizzazione, sì. Perché una persona realizzata anche sì. Nel piccolo è una persona sana. Certo. Invece tutte le altre realtà portano a scombussamenti psicologici e mentali che creano dopo conflitti con la società. Certamente musica qui pacifica molto, però dico farlo è complesso perché comprende un mondo intero, è una scienza, perché prima di diventare arte, che è una creazione, ci vuole controllo, e questo controllo è la scienza. Certo. Anche la musica, e anche non soltanto nel modo strumentale, nel modo di composizione, ancora di più, ci sono regole precise. Infatti, quindi è un altro mondo, sì, vero? Sì, è vero. Infatti io ho avuto fortuna anche proprio adesso, 4 mesi fa, di suonare pezzi di un famosissimo compositore francese che si chiama Philippe Hersant, che è uno dei più grandi compositori di oggi, che è un mio carissimo amico ormai diventato e sta scrivendo una sinfonia concertante per me e un famoso violista, che dobbiamo eseguire probabilmente a Bruxelles fra 2 anni. Parlando con lui e vedendo il suo lavoro, sono rimasto colpito. Nonostante il linguaggio ormai cosiddetto moderno, gente è rimasta folgorata di questi pezzi, perché c'è la vita dentro. E adesso in che modo io la metto è questione dopo di questa legge, cioè di questa scienza. Quindi quando scienza c'è, esiste anche creatività dopo. Angela, mi viene da pensare ai passi indietro, purtroppo, che vengono fatti, per esempio l'insegnamento della musica nelle scuole un pochino è messo in secondo piano. Questo è una... Spero di sbagliarmi, Angela, spero di avere... Introduci un argomento a me abbastanza caro, perché caro, ma anche che conosco abbastanza bene, in quanto madre già di 2 figlie che hanno frequentato le scuole medie, già sono grandi, quindi... E ho potuto confrontare questi mondi. E diciamo che l'insegnamento nella scuola pubblica dipende, e l'ho visto io da musicista esterna, molto dalla persona che è l'insegnante. Perché intanto l'insegnamento che avviene in una classe di scuola media, parliamo di scuola media perché all'elementare è affidato solo a delle figure di esperti, la scuola media invece ha delle ore di... Sì, esatto. I ragazzi possono essere coinvolti, ma è un lavoro, diciamo, di gruppo, e bisogna pensare a un lavoro di gruppo per un'intera classe. La fortuna che ho io, come i miei colleghi, come Lucia e come soprattutto il maestro, io posso lavorare sull'individuo, quindi il percorso è personalizzato. Certo. E questo ci tengo a dirlo, perché io ho avuto ragazzi sia molto bravi, con molto talento, ma ho avuto anche ragazzi con meno talento, ma che hanno fatto comunque un bel percorso, e loro, ritorniamo all'appagamento, sono appagati senza diventare né concertisti né insegnanti. Qualcuno lo è diventato, lo diventerà, qualcuno no, ma c'è questo appagamento, perché la musica comunque poi è un percorso, è un nuovo linguaggio che i ragazzi percepiscono e che li accompagna, che li fa diventare, come diceva De Jan prima, migliori. Mi ha stupito la statistica della droga, ma è vero, tra tutti i ragazzi che io ho conosciuto, forse non mi è mai capitato di sapere di qualcuno che è caduto in questi... Perché c'è questo controllo, quindi che tu diventi un musicista di fama o meno, o farai l'ingegnere o farai l'insegnante di scuola elementare, avendo studiato musica, tu porti questo bagaglio. Laura, progetti della scuola, adesso come inizieranno le lezioni, gli orari poi sono già prestabiliti o vengono concordati di volta in volta con gli studenti? Allora, gli orari vengono concordati a seconda delle esigenze degli studenti, quindi stiamo proprio facendo in questo momento gli orari, insomma stiamo organizzandoci in questo senso. Per quanto riguarda le prossime iniziative, sicuramente ci sarà un concerto in occasione di Santa Cecilia, sarà un concerto per orchestra d'archi in collaborazione con la scuola di San Severino, dove io insegno. Quindi facciamo... E come direttore ci sarà un violoncellista, il maestro Claudio Casadei.
Ok, poi quando volete tornate qui, i nostri microfoni sono a vostra disposizione, così ricordiamo questo appuntamento molto volentieri insieme a voi. E invece poi, vabbè, dicevamo che invece le collaborazioni con maestri come Dan sono cadenzate, quindi sì. Ricorrono durante l'arco dell'anno, giusto? Sì, anche con il maestro sicuramente ci sarà un secondo appuntamento, ancora da stabilire le date, comunque per l'inizio dell'anno 2013, questo è il terzo anno che collaboriamo con il maestro e quindi continueremo così. Maestro, volevo capire dal punto di vista pratico l'atteggiamento degli alunni nei suoi confronti e viceversa, cioè che tipo, più dal punto di vista proprio personale, umano, cosa si instaura? Questa è la cosa più... è un mondo! No, ma ecco, io devo dire una cosa, sì. Infatti sono d'accordo con Angela di quello che ha detto un po' di tempo fa, cioè nel senso nell'inizio dell'intervista. Insegnamento è un altro mestiere, non c'entra niente col suonare. Ah, è certo. Beh, io posso dirlo perché io sono per prima un concertista, sono solista. Da ragazzino lo faccio perché è mia vita, non è mio lavoro. Mm-hmm. Però mi ha sempre affascinato questo mondo di insegnamento. Infatti io avevo 21 anni e ero docente universitario, quindi insegno più di 25 anni ormai. E molto intensamente. La cosa interessante è che ogni ragazzo che viene è un mondo per sé e quindi la reazione di loro è una cosa meravigliosa. Per esempio qui, perché di solito non ho possibilità di vedere così piccoli, certo. Quando insegno a professionisti, certo. Di solito sono musicisti anche di orchestre importanti o solisti, invece qui ho possibilità di vedere questi bambini che sono in realtà non bambini, sono persone impacchettate in piccolo. quindi, in formato mignon. Sì, però sono assolutamente al completo, c'erano tutto dentro. Guarda, mi viene da pensare che siano più completi adesso che dopo. Bravo. Invece i filtri ci fanno perdere tutti quanti una grandissima Bravissima. Sfera. È vero, perché un bambino è nato con la creatività, dopo in qualche maniera la soffocano, però... Speriamo che almeno quelli, sì, che lo siamo noi non li soffocano. La reazione di un bambino di 7-8 anni quando si scontra con una verità, cioè nel senso che quello non deve fare per questo e questo, spiegandogli che non è che io... Allora è meraviglioso vedere i suoi occhi e giustamente vedere un bambino o un ragazzo di 12-13 o 16 anni con già un po' di esperienza di difficoltà che si scontra, certo, con un programma molto impegnativo. Quando si risolve un problema è una gioia immensa. Quindi ci sono varie reazioni che sono veramente da filmare. Beh, mi viene da pensare che siano mondi anche per lei, cioè possono essere delle informazioni o un'esperienza che può essere importante nel suo lavoro. Guardi, come una buona acustica, tutto funziona in due direzioni. Se io faccio se l'acustica è buona, vuol dire che quello che mando, quello torna. Nella relazione umana è sempre uguale, sempre va in due direzioni. Quindi loro danno tantissimo in realtà. Noi diamo a loro, ma loro non sapendo ci danno le cose talmente preziose, sia dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista professionale, perché tantissimi difetti che di natura portano in quell'età, giustamente, certo, per noi sono anche grandi indicazioni che ci aiutano per i prossimi casi di abbreviare il tempo di apprendimento, che è la cosa più importante. Cioè arrivare a un prodotto finale che, se posso banalmente chiamarlo così, cioè nel senso che questo pezzo è in grado di essere eseguito davanti al pubblico, ecco, questo, certo, senso prodotto, meno tempo si percorre per avere quel tipo di prodotto, vuol dire che c'è più tempo di fare altri pezzi, quindi, certo, la cosa più bella è quella. Cambia tutto invece quando ci si rapporta con un adulto, soprattutto un adulto già affermato nella sua professione. Certamente. Immagino che entri in un gioco, altro equilibrio. La cosa interessante con professionisti è un'altra, che molti hanno idee chiare di che cosa hanno bisogno, perché hanno avuto un'esperienza molto anche bella, ma tanto spesso anche traumatica. Parlo traumatica in veramente tutti i punti di vista, sia umana sia tecnica, perché molti di loro hanno problemi proprio fisici, perché il violino particolarmente ha una sua caratteristica, che è una posizione non naturale che deve diventare naturale. E quindi se c'è un minimo errore, uno che studia 20 anni, 6 ore al giorno,
questo errore li crea un problema fisico proprio grave. Io ho visto addirittura i cisti sui polsi, eccetera, che sono per me non ho mai visto prima in vita mia. E quindi dovevo addirittura una parte di miei insegnamenti dedicare proprio a come ortopeda di fargli capire i movimenti che il corpo umano deve e non deve farlo. Quindi andiamo anche a quei livelli se necessario. Però giustamente un adulto, un professionista che suona ha un'idea chiara perché è venuto da me, perché in questo caso chiede specifico aiuto per cose che gli servono. Ma Laura, è severo il maestro? Perché se lo chiedo, lui dice... Lucia, scusami, è severo il maestro? Lo chiedo, lui mi dice no. No, si arrabbia, per esempio. È severo nel senso che è fermo nelle sue posizioni, questo sì, ma non lo è nell'atteggiamento, nel modo di fare, è molto professionale. Con i bambini molto bravi. Infatti, proprio, con gli adulti l'è mai capitato proprio, cioè ci sono può succedere uno scontro sempre chiaramente sul modo di vedere o pensare. No, potrebbe venire questo, ma a me non mi è mai capitato. Per semplice fatto, io dico per me, insegnamento è questione di verità, non della forza personale. Quindi se io espongo un'idea, è un'idea prima ben pensata e ben sperimentata su di me prima di esporla. E quindi da questo punto di vista anche io sono sotto questa legge, non posso imporlo perché io, essendo maestro, sono più forte, posso dire quello che voglio. No, io personalmente non vedo insegnamento così, quindi non ho avuto mai questi scontri. Ok, un bel modo. Allora, siamo in fase terminale, ringraziamo di nuovo tutti quanti. Diamo questa volta, Laura, diamo il numero di telefono, ovvero della segreteria, che è 0733 2359730, anno 213, l'indirizzo mail musica@donbosco.it, e quindi invitiamo tutti quanti a prendere informazioni sia telefoniche che anche attraverso Facebook. E ringraziamo Angela Esposito, Lucia Mezzanotte, Laura Tamburini, un inchino al maestro Daniele Bertanovic, assolutamente. Inchino alla musica, non ai musicisti. E l'aspettiamo qui quando torna, poi l'aspettiamo qui in studio di nuovo per una chiacchierata. Grazie di nuovo a tutti, grazie a Gioiola Guardati per la regia, a presto.